Radio Radicale, siamo con Carla Cantone del Partito Democratico per parlare con lei sulla stretta che è stata annunciata sulle manifestazioni dei cosiddetti no Green Pass, che come avete visto a Trieste hanno creato una situazione particolarmente difficile. Allora, lei che insomma, è una sindacalista, ha visto quello che è successo nella manifestazione di Piazza del Popolo, dove questi quattro facinorosi hanno attaccato, diciamo, indisturbati la sede della CGIL, che cosa può dire di questo e della situazione che si è venuta a creare? L'attacco alla CGIL o comunque a qualsiasi altro sindacato o sede istituzionale va considerato come un attacco criminale e fascista. Quindi io non perdono una cosa così, una volgarità simile, è stata una cosa vergognosa. Detto ciò, le strette. Io mi auguro che anche in Italia arrivino le strette che hanno deciso, sia in Austria che in Germania, perché quella stretta lì non vuol dire non libertà per i Novax, ma vuol dire libertà per i milioni e milioni di persone, giovani, adulti, donne, ragazzini, anziani soprattutto, che invece si sono vaccinati. Non è che si sono divertiti vaccinandosi, ma se questo vuol dire aiutare il nostro paese a far sì che non vi sia un incremento della pandemia, ben venga. Ecco, sulla stretta delle manifestazioni lei è d'accordo? Allora, ci sono state proteste particolari anche a Milano per la situazione che si è venuta a creare nella città. Allora, è democratico, o è necessario fare questa cosa? Allora, guardi, partiamo dal diritto di sciopero, che è costituzionale. Nel pubblico impiego nei servizi bisogna dire, o comunque annunciare, lo sciopero almeno 2 o 3 settimane prima, proprio perché c'è un problema di servizi, se pensiamo ai trasporti. Oppure se pensiamo a sedi come gli ospedali, ci sono dei posti dove non è neppure previsto. E quindi le manifestazioni che oggi avvengono nelle piazze, fatte in quel modo lì, portano anche la messa in discussione delle manifestazioni libere e democratiche. È con il loro atteggiamento che ci porteranno una stretta anche verso la libertà di manifestazione. Ed è quello che mi fa arrabbiare. Abbiamo lottato tanto per poter avere delle manifestazioni sempre comunque libere e democratiche. Quando dico libere e democratiche, dico che devono essere libere per tutti, non aggressive. Non aggressive, se invece diventano una cosa come abbiamo visto a Trieste, a Milano, a Roma, e diventano aggressive e violente, è chiaro che è un problema che mette in discussione, crea problemi anche alle manifestazioni democratiche, quindi fanno bene a intervenire, anzi dovevano intervenire prima. Ma lo dico proprio per salvare le manifestazioni democratiche nelle quali io credo, perché ho combattuto una vita nelle piazze, ma ho sempre combattuto democraticamente, senza violenza a nessuno. Ecco, vuole dire qualcosa sulla situazione della Germania, dove diciamo, ci sono tanti non vaccinati che stanno provocando questa recrudescenza? Si vaccinino, sarebbe ora. Se vogliono bene ai loro familiari, al loro paese, è il caso che si vaccinino. C'è molta gente che non vuole vaccinarsi perché ha paura. E io li capisco. Non è che non li capisco, li tollero anche. Ma quando il non volersi vaccinare si trasforma in violenza contro gli altri, io non li condivido più. È praticabile secondo lei l'ipotesi di un lockdown per i non vaccinati come sta provando a fare l'Austria? Se aumentano i Novax, se la gente continua a non volersi vaccinare, io penso che si possa fare anche in Italia. Ci sono dei limiti costituzionali secondo lei a questa cosa oppure è una fake news? I limiti costituzionali stanno nel togliere la libertà a chi invece vuole vivere tranquillamente perché si è vaccinato. Se lo sarebbe mai immaginato di assumere questo tipo di posizioni prima della pandemia, non sapendo quello che sarebbe successo oggi?
La mia è una posizione assolutamente democratica. No, non sto dicendo questo, non sto dicendo questo. Ecco. Non sto dicendo che è antidemocratica, però sentire una sindacalista che ha avuto un'esperienza importante e sappiamo quanto siano importanti per i sindacalisti le manifestazioni, la possibilità di... Certo, ma proprio perché ho fatto la sindacalista ho fatto molte manifestazioni, i lavoratori che e le lavoratrici che manifestano sulle piazze per i rinnovi contrattuali, per i loro diritti, si sono sempre comportate in modo egregio e rispettose delle istituzioni, non hanno mai assalito nessuno. Lei dice questo anche alla luce del dramma che hanno vissuto tanti lavoratori nei mesi precedenti? Quando non erano in condizioni di poter lavorare per il virus, per il pericolo che c'era? Beh, noi continuiamo ad assistere a manifestazioni dai lavoratori, in particolare per le aziende che licenziano. Ci sono manifestazioni ogni giorno, quelle manifestazioni vanno assolutamente aiutate, vanno capite perché quei lavoratori hanno bisogno di avere una risposta e attraverso le loro manifestazioni possono arrivare le risposte. Ma non è paragonabile le manifestazioni sindacali, le manifestazioni dei lavoratori per il lavoro, le manifestazioni per i diritti con le manifestazioni di un gruppo di facinorosi che niente hanno a che fare né col vaccino né con il Green Pass. O penso che sia per tutt'altro. Bene, senta, io la ringrazio, è bene che abbia dato anche questa risposta perché era importante ricordarlo. Io la ringrazio molto, grazie a Carla Cantone del Partito Democratico col quale abbiamo parlato della stretta sulle manifestazioni dei No Green Pass. Grazie. Grazie a voi.